Ci siamo, ecco che rientra la safety car. Vediamo se danno semaforo verde, bandiera verde. 2 minuti e 43 allo scadere del tempo regolamentare. Si parte quindi praticamente nuovamente. Guardate cosa fa Romagnoli, come riesce a portarsi davanti a Segù immediatamente. Segù non ci sta però. No, figuriamoci, anche ecco. Scionti dietro, qua c'è. Dovrebbero essere tre giri quindi a questo punto, perché il tempo dovrebbe... Forse, vediamo. Siamo... Non mi sbilancio, vediamo. Intanto qualcuno dietro lì ha preso un cordolo in modo importante, ma si procede, non dovrebbero esserci problemi, quindi Di Benedetto davanti, poi Romagnoli che ha sorpreso Segù subito alla ripartenza. Sì. Lui Segù ha provato a replicare, ma al momento non ci è riuscito. Poi abbiamo Scionti, Malucelli, Marcucci, Solla, Di Cori e Ceresoli. Questa anche è la Malucelli situazione. Lo vedo bene attaccato a Scionti. E dietro Scionti, dietro Malucelli c'è anche Marcucci, che sicuramente è molto assettato di punti. Quindi fino agli ultimi metri qua sarà una battaglia dura, Davvero, vediamo, perché sì, sicuramente ne vedremo delle belle, con proprio il fatto che la gara è ripartita dopo una lunga safety car e adesso c'è pochissimo tempo. Si vedete, sono Di Benedetto, baciati. Di Benedetto e Romagnoli. Con Di Benedetto che riesce a mantenere il comando, ma guardate, sono attaccati l'uno all'altro. Segù anche lì negli stessi. Sì, non riesco di a capire non come ci sta fanno? Un foglio di carta tra un paraurti e il. Come fanno a non toccarsi oltretutto? Non lo so, però sono ecco bravi. Che... Sono bravi. Ecco, vediamo cosa esce Romagnoli qua. Davanti. Malucelli attacca Scionti. Segù anche all'esterno. Vediamo, situazione che però Segù non riesce. Non riesce. Adesso vediamo con l'effetto delle scie cosa succede. Vediamo, sì, c'è ancora un altro giro, dai, due giri ancora. Non è finito il tempo ancora, amici che ci seguite Mamma da mia. Casa, ancora spettacolo, quindi due giri, guardate come entrano uno da una parte e uno dall'altra, con in mezzo Romagnoli che a questo punto, infatti col gioco delle scie, poi è costretto a star dietro, mentre vediamo davanti Di Benedetto, poi Segù in seconda posizione. Marcucci ha passato Malucelli. Marcucci ha fatto una è incredibile, infatti sì, ha fatto una rimonta. Sì. Vediamo adesso Scionti che attacca all'esterno. Ecco, un pezzo di carrozzeria volato via, non so di chi era. Un giro e mezzo di passione. Sì, questa è più che passione, è quasi dolore fisico, perché... sì, qui sono veramente con il coltello tra i denti. Mamma mia. Cordoli, e intanto cerca di avvantaggiarsi in tutto questo. Quindi Di Benedetto si è avvantaggiato e ha allungato leggermente. Scionti ha passato Segù. E poi vediamo intanto c'è un Segù che perde un pezzo di e va a finire in ghiaia. Sito largo. Sì. Peccato, si è giocato, ha rotto il cofano e si è... Sì, vola il pezzo di cofano e si va a vedere adesso a questo punto. Un giro e mezzo alla conclusione, non credo che riesca più a recuperare niente, peccato. È vero che questo è il gruppo dei piloti più veloci, quindi per lui che è un neofita è sicuramente già ottimo essere in lotta nelle prime posizioni, però peccato davvero. E adesso vediamo, perché c'è Marcucci che è in scia a Romagnoli, Marcucci numero 31, lo vediamo. Malucelli ha passato Scionti, bravissimo. È arrivato un po' lungo, si è scomposto e l'ha ripassato Scionti. Numero 7 per Scionti, che si porta quindi in terza posizione. Vediamo Di Benedetto è davanti. Ultimo giro, quindi non siamo... Sì, inizia ora. Pensavo orco cane. Inizia ora l'ultimo giro. Perché non era ancora finito il tempo quando sono transitati prima. Sì. Di Benedetto, Marcucci,
da due secondi di vantaggio di Benedetto Marcucci, poi Romagnoli, Sciunti in quarta posizione, Malucelli, Sciunti e Solla. Che gara adesso di Benedetto, è riuscito, è stato molto bravo perché è riuscito a togliersi dalla mischia, a portarsi, vedete, con un certo margine di vantaggio al comando, ma dietro Marcucci davanti a Romagnoli. Marcucci, intanto giro più veloce di Davide Di Benedetto, 2:13.674, e incrementa così il suo vantaggio con dietro Marcucci numero 31 davanti a Romagnoli e poi Malucelli, sta facendo una bella gara, quarta posizione, molto per aggressivo, lui. Bravo. E poi invece Segù adesso in undicesima posizione, ha perso almeno 8-9 secondi in quella manovra del giro precedente. Peccato, ma intanto si procede con la lotta per la seconda posizione tra Marcucci e Romagnoli. Vediamo. Sì, ormai è allungato Marcucci di quei metri. Sì, dovrebbe essere abbastanza al sicuro. Sì, dovrebbe essere al sicuro. Di Benedetto anche lui ormai ha un margine di sicurezza, mentre per il terzo posto se la devono ancora giocare Romagnoli su Malucelli e Sciunti, però forse le posizioni rimangono così perché ci sono troppi metri, non riescono a fare un attacco alla parabolica, quindi probabilmente manterranno così le posizioni fino al traguardo. Vediamo, manca ormai pochissimo, eccola la bandiera a scacchi con Di Benedetto che va a conquistare la vittoria davanti a Marcucci, Romagnoli e Malucelli quarto. Sciunti, Solla, bravi. Sì. Di Cori anche ha fatto una bella gara, giovanissimo che proviene dal mondo delle kart. Bella gara davvero per Peccato Segù per il contatto che ha avuto, perché quando